domanda: si può essere moderni portando in scena un'opera scritta da un uomo nato a fine Settecento, rappresentata nell'Ottocento e riambientata per il pubblico del Marruccino negli anni Cinquanta? Si può, e si può fare bene, declinando modernità e tradizione con maestria e leggerezza. Persino quando tocca cantare gli stereotipi femminili del tempo che fu, con le donne che si mostrano ritrose ma poi fanno gli occhi dolci al primo che sciorina due lire. Sì, si può anche in questo caso, perché comunque alla fine è la donna, Adina, a riscattare a suon di denaro la libertà del suo amore contadino, né Morino, dimostrando al mondo che più degli elisir d'amore servono i fatti. Tanto più che Adina condisce la regalia con una dolcezza da usignolo che toglie il respiro non solo a Nemorino, ma anche a noi, spettatori in anteprima alla prova generale. Dunque un'altra meraviglia operistica abiterà per qualche giorno il Teatro Teatino. L'elisir d'amore del prolifico ed eclettico compositore bergamasco Gaetano Donizetti, libretto di Felice Romani, in scena questa sera e domenica pomeriggio nel nuovo allestimento realizzato dal Marruccino. La regia di Aldo Tarabella, il maestro concertatore e direttore è Patrick David Murray, i personaggi Adina interpretata da Gabriella Costa, Nemorino da Riccardo Mirabelli, Belcore da Marcello Rosiello, il dottor Dulcamara da Dario Ciottoli e Giannetta da Licia Piermatteo. L'orchestra è la Sinfonica Abruzzese, il coro, impeccabile come sempre, è quello del Teatro Marruccino. A dispetto del nome e dell'epoca, l'elisir non cede mai ai sentimentalismi, ma sa farsi romantico e pure un po' cialtrone. Donizetti, nato poverissimo e avvicinatosi alla musica grazie ad un'iniziativa caritatevole, divenne protagonista in un ambito molto significativo dell'opera lirica italiana, in sapiente equilibrio tra gioco e dramma. Uno spettacolo da non perdere, fortemente raccomandato anche ai giovani che dovrebbero accorrere a frotte per imparare, grazie al veicolo donizettiano, ad apprezzare l'opera come merita.